Hola nomadini, oggi c'è un vento un po' fastidioso come potete capire dall'inquadratura, ma questo non ci impedirà di visitare questa nuova tappa, la bella, affascinante e caotica Barcellona. Lasciato Marlino in un campeggio, un comodo trenino in mezz'ora ci porta in centro città, a Plaza de Catalunya. È proprio da qui che vi consigliamo di iniziare la vostra esplorazione. La piazza, infatti, è esattamente tra la Barcellona medievale e il moderno quartiere della Sampla. La Rambla è la strada più famosa di Barcellona, un passeggio pedonale di più di un chilometro che da Plaza de Catalunya porta fino al porto, correndo lungo i quartieri del barrio gotico sul lato sinistro e del Raval sul lato destro. Sempre calpestate da una folla di turisti, lascia intravedere tra le chiome degli alberi dei palazzi eleganti e dall'aspetto singolare. Ragazzi, siccome, come sapete, a noi non ci piace stare in mezzo ai cristiani, come potete vedere, abbiamo fatto 5 minuti e già siamo fuori di testa. Quindi adesso ci andiamo a imboscare nelle vie strette, nelle vie sconosciute, nelle vie dove c'è meno gente, a vedere il quartiere del barrio gotico. Questo è il cuore antico di Barcellona. In origine circondata da mura, questa zona è caratterizzata da vecchie e tortuose strade, da un'architettura meravigliosamente pittoresca, ottimi ristoranti e bar pieni di atmosfera. A questi si aggiungono i soliti negozietti turistici pieni di cianfrusaglie, che ormai dobbiamo rassegnarci a trovare in ogni città. La cattedrale e Santa Maria del Mar contribuiscono a dare un tocco gotico con la loro maestosa eleganza e a ricalibrare l'importanza artistica di questo quartiere. Le mura della Barcellona medievale, che ne impedivano la crescita, vennero abbattute a metà del XIX secolo e di lì a poco la crescita economica si accompagnò al fiorire del modernismo, un movimento artistico che cambiò il volto della città per sempre. So per certo che il Palazzo della Musica è una di quelle opere imperdibili a Barcellona, per cui adesso andiamo a visitarlo assieme, facciamoci stupire da questa meraviglia creata dall'uomo. Il Palazzo della Musica Catalana fu realizzato da uno degli architetti di punta di questa corrente di rinnovamento, Luis Domènech i Montaner. Domènech creò un palazzo stupefacente che incarna i valori catalani, un trionfo simbolico di colori e un miscuglio generoso di fine artigianato. L'intera struttura sembra un carillon magico rivestito di vetro e luce. Guardate intorno a voi. Le linee si arrotondano, un intero giardino sboccia sul soffitto con più di 2000 fiori in ceramica e vetro. Le colonne si aprono come palme, mostrano bulbi che sembrano datteri o forse sono code di pavoni. Le lampade si inchinano come dei girasoli a Vostra Maestà il Sole, il centro di tutto, l'incredibile lucernaio centrale. Domènech i Montaner, architetto della luce, desiderava una sala che funzionasse anche di giorno. Per questo creò il lucernaio centrale in vetro. Esso è il sole che illumina ogni cosa di giorno, mentre la notte sembra una goccia di miele che sta per cadere dal soffitto. Nonostante il grande peso, dà una sensazione di incredibile leggerezza. In questo giardino capovolto, l'arte trascende le dimensioni. All'esterno, il balcone è stato trasformato in un bosco di 14 colonne, che rappresentano alberi unici su cui crescono fiori di mosaico, tanti pezzi rotti di ceramica a creare una meravigliosa e colorata armonia. Mi sembra assai chiaro, ragazzi, che vale la pena una visita. Qualsiasi cosa prendi, anche una mollica di pane, un euro, buono, deve essere buono, molto mieloso. E beh, ma perché sono dolci libanesi. E zio Teo come fa? Guardi. Ok, io non faccio come Barbara, io faccio in maniera diversa. Buono. Comunque ragazzi, il primo giorno è finito, siamo tornati in Plaza della Castiglia.
e andiamo a prendere il nostro bel trenino che ci porta al camping, che è a 40 minuti da qui. The next morning. Stanotte ci siamo ricaricati e oggi siamo pronti ad affrontare il giorno 2 a Barcellona. Andiamo a visitare la via dove si trovano i palazzi più belli della città, il Passeig de Gràcia. L'inizio del Novecento fu un'epoca di grandi progressi tecnologici e di crescita economica grazie alla rivoluzione industriale. La borghesia voleva mostrare al mondo la sua ricchezza e finanziò i migliori architetti di allora, dando loro piena libertà creativa nella progettazione delle case private o degli edifici pubblici. Il Passeig de Gràcia è una sfilata di palazzi, uno più stupefacente dell'altro. Ci troviamo a quel livello del Passeig de Gràcia conosciuto come la manzana della discordia, l'isolato o la mela della discordia, la parola in spagnolo ha la doppia valenza. Perché? Perché qui si trovano le tre più belle case dei tre più famosi architetti di Barcellona: Casa Morera, Casa Balló e Casa Amatller. Una più bella dell'altra. Quale vi piace di più? Scrivetecelo nei commenti. Noi intanto ve le mostriamo. Casa Lleó i Morera, opera di Domenech i Montaniere, risalta per un numero notevole di balconi, riccamente decorati con motivi vegetali che danno una sensazione di abbondanza e vitalità. Per Casa Amatller, invece, l'architetto Catafalc introdusse particolari gotici e di influenza nordica e fiamminga, come la linea spezzata del coronamento. La vera chicca è però Casa Batlló, opera dell'architetto più famoso di Barcellona, Gaudí. Opera onirica il cui tetto è il dorso di un drago, le colonne sono ossa di balena, i balconi maschere e l'interno un concentrato di mondo marino. Un vero e proprio viaggio nel mondo dei simboli. La mia preferita è Casa Balló, forse perché qui il genio visionario di Gaudí raggiunse uno dei suoi vertici più alti. Alle mie spalle Casa Milà, conosciuta come La Pedrera, la casa di pietra, l'ultima opera civile di Gaudí, l'ultima opera prima di dedicarsi a quella indescrivibile cascata creativa che fu e che è la Sagrada Famiglia. Gaudí e Barcellona, l'uno e l'altra indissolubilmente legati. La Pedrera, apice dello stile personale dall'artista, è una montagna di pietra, le cui linee ondulate conferiscono l'aspetto di un organismo vivente, in movimento, e i cui balconi in ferro battuto si trasformano in un intreccio di alghe, scomposte dalla marea di sabbia. Allora, noi siamo stati a Barcellona 10 anni fa e abbiamo visitato tutte le case possibili e immaginabili. Quest'anno volevamo fare lo stesso, ma il costo è veramente proibitivo, si tratta di circa 35 euro a casa. Raga, ci sta troppa bellezza in questa città, non si sa cosa riprendere prima. Davvero, Barcellona è incredibile. Bella, tutta, proprio tutta. Ogni angolo. Croissant, peach, prosciutto e formaggio, spinaci. Questo sembra buono. No, italiano. Pollo è uguale. Impanata tonno. Sì. Io volevo provare quello con gli spinaci. Una bolsita necessitata? No. Ma raga, non è prosciutto crudo, ma è serrano. È un prosciutto crudo tipico spagnolo, buonissimo. E Barbara se ne sta mangiando a tonnellate. Mamma mia, ragazza, io ho sviluppato una dipendenza da sto prosciutto. Tutti i giorni lo mangio quando sono in Spagna. Per il secondo giorno consecutivo andiamo a mangiare nello stesso ristorante qui a Barcellona. È uno spettacolo. Si chiama La Panchina. Alla Panchina. È buonissimo, veramente, raga. Con poco si mangia tantissimo. Buoni prezzi. Buona la qualità, buon tutto. Fagli vedere. A Monserrano. A Monserrano. Comunque siamo in Spagna. Devi switchare in spagnolo. È il formaggio de cabra. De cabra.
poi abbiamo le pen, no, il pane. Il pane. E poi. Poi cosa abbiamo? La ciliegina sulla torta. La maialata di Matteo. Veramente è Barbara che l'ha presa, comunque. No, perché l'ha voluta tu. Ok. Come si chiama? Tu l'hai detto, piglio, questo qua. Vabbè, il prodotto. L'empanada. Una specie di impanata, anche se è un po' fatta diversa, però è sempre quella la forma. Dai. L'empanata. Comunque un'impanata, ma ce la mangiamo. Assaggiamo questa impanata. Tanto tu prepara il pane, un panuzzo, Buono. Che succede? Buona la crosta, croccante. Adesso litighiamo, facci vedere. Sicuro. Ho visto che l'ho presa io, ma l'ho anche tutta io. Avevi detto metà, vero? Ci troviamo davanti alla prima casa disegnata da Gaudí. Si capisce già da questo primo lavoro l'estro di questo grandissimo architetto. Andiamo a visitarla insieme. L'esterno di casa Vincent è già una dichiarazione di intenti, un tripudio cromatico di piastrelle gialle, verdi e bianche che riportano i fiori che Gaudí aveva trovato su quel terreno prima della costruzione della casa, i garofani indiani. Circondato da un bel giardino di palme, l'intero edificio è costruito come un'autentica esplosione vegetale. Il fogliame che adorna il soffitto si arrampica fino al piano superiore e adorna le camere da letto. Motivi naturali sono ovunque: edere, garofani, uccellini che giocano col vento. Gaudí amava la natura e in casa Vincent non solo si ispira ad essa, ma addirittura la costruisce. Non finisce qui, Gaudí prende ispirazione anche dall'Oriente, così come dall'arte islamica, come la bella sala fumatori, le piastrelle dei bagni e le soluzioni architettoniche dei terrazzi. Pensate che Gaudí aveva solo 31 anni quando gli fu affidato questo progetto. È evidente come il suo genio visionario fosse già all'opera e contenesse in nuce tutti gli elementi che poi avrebbe sviluppato nel resto della sua vita. Ho fatto lavorare la testa. Ho fatto lavorare, sì, perché dopo un po' che sono stanco il sangue inizia a girare anche al cervello. E abbiamo prenotato questa roba qua. Ta-da. Questo scooterino che non ho capito come si apre. Eravamo stanchissimi. Ah, forse qua. Cuffietta. Bello come il sole. Caschino. Olè. Vai che la Sagrada Famiglia arriva! Se la Pedrera è stata l'ultima costruzione di stampo civile di Gaudí, la Sagrada Famiglia sarà la sua ultima grande opera, un capolavoro, quello che lo consacrerà come l'architetto di Dio. Quando Gaudí ricevette l'incarico per la Sagrada Famiglia, aveva solo 32 anni e stava lavorando a Casa Vincent. L'architetto propose un progetto molto ambizioso, un tempio a 5 navate, 3 facciate e ben 18 torri, uno spazio immenso dove introdurre tutti gli elementi simbolici del cristianesimo e onorare la natura al massimo grado. L'immaginazione è dono di Dio, frenarla sarebbe peccato, così pensava Gaudí, che ha fatto del potere dell'immaginazione un'arte. Gaudí dedicò a questo progetto tutta la sua vita, per lui era un'ossessione, ma sapeva che non ne avrebbe visto il compimento. Ogni generazione sta portando avanti il suo lavoro, come una preghiera collettiva che attraversa il tempo. Comunque non ho più il Covid, è inutile che mi porti in ospedale, mi sento molto bene. No, adesso andiamo in ospedale perché ti devo far vedere una cosa. Questo non è un ospedale normale, questo è l'ospedale disegnato da Dominique Montagnier, lo stesso che ha creato il Palazzo della Musica di Catalogna. Guardate la meraviglia che è questo ospedale. Costruito tra il 1902 e il 1930, l'ospedale di San Paul è il più grande complesso modernista d'Europa. Quello che abbiamo visto
essere il portone d'ingresso, ma l'architetto creò un vero e proprio villaggio con tutti i padiglioni destinati ai diversi reparti dell'ospedale, tutti ugualmente bellissimi, tutti seguendo lo stile modernista, perché l'architetto era convinto, e come dargli torto, che la bellezza aiutasse la guarigione. Sebbene dei 48 padiglioni progettati solo 27 vennero realizzati, si tratta di un'opera monumentale per bellezza e funzionalità. Domenech, influenzato dalle nuove teorie igieniche, ideò la città giardino in modo che potesse essere autonoma. Ogni spazio è ricco di colorati particolari decorativi, elaborati con materiali che regalano grande intensità espressiva, come la ceramica vetrificata, la pietra scolpita, abbinate a vetrate dalle incredibili varietà cromatiche. L'immenso padiglione alle mie spalle è il padiglione San Salvador, il primo ad accogliere i malati nel 1916. Le maioliche colorate, in particolar modo, conferiscono sia ai padiglioni che alle sale mediche un'aura di vivace solarità, mentre i motivi floreali e i simboli religiosi impreziosiscono la già ricca trama di ogni edificio. Ogni padiglione, dedicato a una specialità medica, è isolato dagli altri per evitare i contagi, mentre i collegamenti tra le strutture avviene tramite gallerie sotterranee, oggi parzialmente visitabili, molto utili per trasportare i malati o rifornire i padiglioni stessi. Tutti i padiglioni davano in un giardino centrale, meraviglioso, ricco di mandarini, di fiori, perché Montagnier era convinto dell'aiuto importantissimo che la natura poteva dare non solo nel purificare l'aria, ma anche nel liberare lo spirito delle persone e aiutarle nella guarigione. Operatorio, l'edificio centrale. Guardate dove operavano i medici. Ragazzi, ci troviamo nel quartiere di Barceloneta. Respira un'aria diversa qui a Barceloneta, è molto più popolare, è un po' più all'altezza di Teo, mi piace tanto. E Barceloneta è proprio questa piccola penisola sul mare, contornata da spiagge. Matteo ve l'ha già detto, il carattere è squisitamente popolare, vestiti stesi, case più umili, molto stridente rispetto alla Barcellona che abbiamo visto gli scorsi giorni, però anche molto appetibile. Barcellona, che città incredibile! La sua personalità è così sfaccettata, vibrante, ammaliante, che non si può non amarla. Dalle architetture eccentriche ai quartieri popolari, ai palmosi parchi cittadini, fino alle sue spiagge assolate che si aprono al mare come una conchiglia, tutto sembra inondato di colori, come un sogno. Beh, no, la folla di turisti non ci piace, ma si sa, con Barcellona non si può essere egoisti. Barcellona è un sogno che va condiviso. Questo bel tramonto alle nostre spalle, mentre siamo sul treno, si chiude la nostra visita a Barcellona. Sono state giornate piene di bellezza. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale. Se invece non vi è piaciuto, mangiatevi un churro, se non pensateci più. Ma ci